Zampa, madre amorosa e crudele, il libro testimonianza di Fabio Cantelli Anibaldi, da cui si è ispirata la docufiction di successo in onda su Netflix. Un racconto drammatico ma estremamente reale e per questo al di sopra di ogni giudizio sull'esperienza nella comunità di San Patrignano e sulle ripercussioni anche sul profilo giudiziario che ha avuto quella esperienza. Fabio Cantelli Anibaldi è stato ospite nei giorni scorsi dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti su iniziativa della nota pedagogista Luana Di Profio, che ha fortemente voluto un confronto tra l'autore e i suoi studenti. Nel pomeriggio Cantelli Anibaldi è stato anche ospite dell'Università Popolare della Terza Età alla sala della parrocchia di Sant'Antonio a Montesilvano, dove lo abbiamo incontrato e chiesto del suo rapporto con Vincenzo Muccioli. È stato un incontro fondamentale della mia vita ed è stato il nostro rapporto profondo e anche vivo. Io lo definirei un affettuoso conflitto che c'è sempre stato tra di noi, dove l'affetto, la gratitudine, la riconoscenza non ha mai annullato anche la lucidità, la coscienza critica, no? Come è necessario quando si ama l'altro, se no non è amore in infatuazione. Io non, la parola metodo, metodologia, non la reputo calzante, perché appunto il metodo è una pratica consolidata, è una prassi. Qua si è trattato invece, come nel mio caso, di misure estreme, con l'extrema ratio, di fronte a una concreta possibilità di morte della persona che in qualche modo doveva essere aiutata, anche con metodi che non erano consentiti dal codice penale. Ma io credo che quando si vede un altro che tenta di uccidersi non si sta a consultare il codice penale o la ragione della, come dire, la critica della cura di Kant, ma si cerca di far tutto per impedire, è l'istinto dell'umano che deve portarti, guidarti. E come si è concluso il rapporto che lo stesso Cantelli Anibaldi definisce maniaco con la droga? È terminato, come ho anche detto prima dell'incontro, costruendomi pazientemente e imparando l'autodisciplina, che è un elemento fondamentale per cambiare, un mondo alternativo a quello della droga che mi appassionasse e che mi intrigasse, che mi coinvolgesse tanto quanto quello della droga.